Salve a tutti amici e bentrovati su TCG Television dal vostro Daniel con una nuova confezione di Pokémon Card Game. Abbiamo infatti la Venusaur X Rosso e Blu collezione che è purtroppo arrivata in inglese, quindi abbiamo la Red and Blue Collection, in quanto l'edizione italiana tarda a vedersi quest'anno in Italia. E stiamo aspettando tutti quanti. Nel frattempo, per non attendere troppo e avvicinarsi troppo all'uscita della Pikachu X Collection, ce la siamo presa in inglese, forse probabilmente la sbusteremo anche in italiano. Nel frattempo abbiamo questa con le solite quattro buste e la carta jumbo che vedremo subito assieme. Drop it. Io, come sempre, la scollo dalla parte laterale che credo sia la più resistente, la meno resistente, anzi. Tac, perfetta. Ed abbiamo ben bene la confezione denudata contenente la carta X di Venusaur con questo artwork piuttosto cartonesco, devo dire, ricorda molto in manga, ha poco a che vedere con la grafica digitale. È un Venusaur X con 180 punti vita e due attacchi. Il primo è un Poison Powder da 60 danni. Il Pokémon attivo avversario viene avvelenato. Il secondo attacco con 4 energie, di cui 2 erba, guarisce 30 punti vita da questo Pokémon, oltre a infliggere 90 danni al Pokémon avversario. Compaiono su questa carta, come vediamo in alto, un Vileplume e in basso uno Scyther pronto e lanciato per l'attacco. La stessa immagine presente sulla carta Jumbo che vi mostro qui. Niente in più da dire, e abbiamo le nostre quattro buste che ci apriremo subito assieme. Ecco qui le nostre quattro buste di Generations, versione inglese di Generazioni, contenenti appunto nella confezione in inglese di Venusaur. Quattro buste e quattro artwork diversi, uno per Venusaur, uno per Charizard, Blastoise e Pikachu. Io andrei in ordine di Pokédex e comincerei a sbustare Venusaur, Charizard, poi Blastoise e Pikachu. Quindi ce le mettiamo qua. Intanto sbusteremo Venusaur, sperando che ci porti qualcosa subito di eclatante. Squartiamo la busta, via. Il trick, se non erro, era 3 dopo le 3, ok. E partiamo da Ponyta, Clefairy, Caterpie, Paras, Chikorita. Doppia energia incolore, volevamo farne a meno visto che le troviamo ovunque. Energy Switch, Shellder, la carta reverse, la Radiant è un misero Floette. E rara di tipo lotta, oh mio Dio, è un Hitmonlee. Temevo il quarto Hitmonchan. Però siamo lì, insomma, questa è una non comune di colpi furiosi. Dov'è Charizard? Eccolo qua, ti prego, risollevami tu. Facci trovare la figaggine. Là, abbiamo intravisto uno Slowpoke intanto. 1, 2, 3. Mi sento fortunato con Charizard, non so perché. Slowpoke, Meo, Gastly, Krabby, Floetrone, ci serviva per uno scambio. Pokéball non ci serviva. Olimpia ci manca per la collezione, questo è un supporter totalmente inedito. Sposta il tuo Pokémon attivo con uno nella tua panchina, se lo fai guarisci 30 punti vita dal Pokémon spostato nella tua panchina. Ma discreta, niente di che. La reverse è un altro Slowpoke. La Radiant è di tipo buio. Speriamo sia un Iveltal. Sì, Iveltal ci serviva per un mazzo. L'ultimo Iveltal. E attenzione, carta X numero 24 di 83. Sembra di tipo acqua. Potrebbe essere un Blastoise, un Mega Blastoise, un Vaporeon. Io punto su Vaporeon. Ed è Vaporeon X. Con 180 punti vita, due attacchi. Bubble Drain da 30 danni e guarisce 30 danni a se stesso. E Deep Squall da 130 meno e infligge 10 danni in meno per ogni danno già presente su di esso. Discreta carta. Prova
Proseguiamo con Blastoise. Blastoise, speriamo che anche tu sei fortunato come Charizard. Pacchetto lo gettiamo come sempre nei rifiuti. Il trick non lo abbandoniamo. Dai, dai, Blastoise, sii fortunato. Rhyhorn, Ponyta di nuovo, Magikarp, Energia Erba. Non si erano viste ancora energie in questa espansione per oggi. Swablu della Radiant Collection, Olimpia di nuovo, abbiamo il doppio, la doppia copia. Golbat, carta da scambio, ormai perché ne ho 5. Reverse comune di tipo lotta, Diglett. La Radiant è di tipo psico, Mioastic. Non l'avevo mai vista questa carta, sinceramente. Heal Influence ha un'energia psico imposta a qualsiasi numero di segnali di danno dai tuoi Pokémon avversari a qualsiasi altro dei Pokémon avversari, quindi ci ridistribuiamo come ci pare i danni. E a 3 energie psichico infligge 60 più, questo attacco infligge 10 danni in più per ogni energia assegnata al Pokémon attivo avversario. E infine ancora uno psico, Jinx. Questa ne abbiamo trovate a fiumi in questa espansione, questa penso sia veramente la quarta. Quarta busta per trovare almeno una seconda ex, che mi pare d'uovo per questa espansione trovare due ex, visto che ce ne sono aiose e si trovano a valanga. Vorrei trovare per la prima volta un Jolteon ex che mi manca, lo cerco da tempo, invece continuo a trovare Vaporeon e Leafeon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che sia la volta buona? Cominciamo con Slowpoke. Mio, Gastly, Krabby, già viste tutte e quattro prima, Chikorita anch'essa, Graveler, Revitalize, questo può essere interessante, Magmar, non l'avevo ancora visto, sinceramente è da un bellissimo artwork, la... Oh, già riconosciuto la carta dal bordino sotto, dovrebbe essere un Sylveon X Full Art, infatti è Sylveon X Full Art che purtroppo già abbiamo. E infine un'altra carta lotta, Dugtrio, vabbè, il minore dei mali. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!